Buongiorno signora, ci dica come si chiama? Ceccarelli Anna Maria. Lei è la moglie di uno degli imputati? Sì, di Savi Roberto. Di Savi Roberto. Senta, in quanto tale, lei ha facoltà di rifiutarsi di rispondere, di prestare l'esame testimoniale. Sì. Che cosa intende fare? Rispondere. Rispondere. E in questo caso ha l'obbligo di dire la verità. Sì. Legga la formula contenuta in questo foglio. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Grazie. Pubblico Ministero. Presidente, prego. Io chiederei a questo punto la cortesia di prendere fiato 15 minuti per poter poi condurre, Presidente, ci sono anche oggettivi problemi, ce ne rendiamo conto tutti, per poi poter condurre l'esame, cioè non voler interrompere l'esame della teste durante il suo svolgimento. Ma ho bisogno di 15 minuti di intervallo per poter mangiare anche un panino. D'accordo. Allora sì, no, chiamiamo la testimone. Presidente, io vi produrrei quel documento che ho utilizzato questa mattina, che riguarda la dimostrazione del periodo di codetenzione tra Alberto Savi e Carrozzo, perché credo che possa essere utile quando Grazie. Ci si andrà a riflettere. Grazie a voi. Buonasera signora. Il pubblico ministero le porrà delle domande. Buonasera signora. Signora, lei quando ha conosciuto Roberto Savi? Ho conosciuto circa 15 anni fa. Quando lo ha sposato? Nell'84. Dove avete vissuto? In via Signorini 11. Questo sin dall'inizio della vita matrimoniale? Sì, sì. Da sempre. Quando Roberto venne arrestato nel 21 novembre del 94, risiedeva ancora con lei in via Signorini 11? Lui era già andato via. Già da una settimana circa. Era andato via di casa? Sì. Dava sue notizie alla famiglia? Sì, qualche volta lo vedevo, sì, veniva in casa o lo sentivo per telefono. Dove era andato? Lui si era trasferito in un appartamento di via Sasso Marconi, almeno così mi disse. Io non l'ho mai visto questo posto. È a conoscenza se in questo appartamento di Sasso Marconi si trasferì da solo o insieme a qualcuno? Mi disse con una ragazza. Le disse con una ragazza? Sì. Senta signora, la sera del 4 gennaio 1991, sì. Lei era in casa? Sì. In via Signorini? Sì. Insieme a lei chi c'era? Mio figlio. Suo figlio. Ad un certo punto, ricorda se rientrarono in casa Fabio, Roberto e Alberto? Certo. Lo ricordo. Come entrarono? Tranquillamente oppure lei avvertì o vide qualcosa di strano? Io avvertì che mio marito c'era qualcosa che non andava. E cioè? Sì. Mio marito intanto lo aiutarono a sedere. E poi mi dissero che lui era stato, sì, mi dissero che era ferito, era stato ferito al pilastro, insomma. Ecco signora, lo so che lei queste cose già le ha dette in altri processi, la situazione però è la medesima, la corte alla quale lei oggi parla non sa nulla di tutto ciò che lei ha detto sì. In passato, sia ai pubblici ministeri che ad altre corti d'assise, per cui ci vorrà un po' di pazienza, ma dobbiamo certo. Ripercorrere tutte le dichiarazioni che lei ha reso alla Procura della Repubblica, alle varie Procure della Repubblica. Allora, con ordine, lei era in casa, che cosa stava facendo? Stirando qualcosa del genere, insomma era in casa a fare le mie cose. A fare le sue sì. Cose. Ed entrano, dica I lei, tre. I tre chi? Fabio, Alberto e mio marito. E Roberto. Ci vuol descrivere per favore la sua casa di via Signorini? Appena si entra, sulla sinistra c'è la cucina, sulla destra la camera e di fronte c'è il bagno. E basta, camera e cucina. Quindi una casa, possiamo dire, piccola? Piccolissima. Piccolissima.
Quindi lei non poteva non vedere le persone. Anche se avrei voluto, non avrei potuto. Senta, sull'orario, già in passato ci si affaticò molto su questa circostanza. Può indicare più o meno un orario o dopo un certo orario, se non l'orario preciso del rientro? Dopo le 10 sicuro? Se così ricordo, insomma, più o meno adesso non ricordo. Perché dice dopo le 10 sicuro? Qual è il riferimento? Perché so che cioè, era tardi, era già abbastanza tardi, questo ricordo, però di preciso l'ora non so, potrebbe essere 9:30, 11, non lo so. Ecco, se no glielo ricordo dico, bene. Glielo faccio notare io perché ovviamente glielo farebbero notare immediatamente i difensori. Lei per la prima volta fa riferimento a questa circostanza, quella della quale stiamo parlando, sì, davanti alla mia persona in data 5 gennaio 1995. E allora lei disse... Quindi è una contestazione. Appunto. Sì, giusto. Il pubblico ministero... Una cosa, aspetta. Lei ha detto... Aspetta. Lei ha detto, non riesco bene a precisare, era tardi, tra le 22 e le 23. Così ho capito, vero? Sì. Allora, se c'è contestazione da fare, la faccia. Se non c'è, non c'è contestazione. Se c'è da ricordare... Esatto. Uso il metodo che abbiamo sempre usato con tutti i test, cioè di sollecitare il ricordo. Sì. Lei disse, dopo cena... Che contestazione? Prego. Vale a dire, dopo le ore 19, rincasarono Roberto e i suoi fratelli, Alberto e Fabio. Successivamente, e posso anche trovare il verbale, ma lo ricordo a memoria, sentita sul punto in corte d'assise, le venne richiesto di precisare l'orario e il dopo cena divenne un orario... Senta, facciamo una cosa, visto che io non ricordo bene, se poteva essere le 8, le 9, le 10, io non ricordo bene, ecco, chiuso. Cioè, no, signora, sia gentile. No, aspetta, sta facendo, siccome lei ha reso già delle dichiarazioni, sì, attraverso queste dichiarazioni si cerca di ricostruire nella maniera più precisa possibile quell'orario, ha capito? Sì. Quindi è uno sforzo che si fa comune. Signor Presidente, se il pubblico ministero vuole precisare in quale altra data e di fronte a chi ha reso altre dichiarazioni. Con calma preciso tutto. Allora. Con calma, certo. Sì, ci mancherebbe, sono... Non c'è ragione. Centinaia di pagine. Allora, davanti alla Corte d'Assise di Bologna, lei venne risentita su questo fatto l'11 gennaio del 95. E lì, adesso troviamo il passaggio, laddove le venne chiesto dell'orario, diciamo, in base al suo ricordo, portò un po' in avanti l'orario, perché la frase che fedelmente venne verbalizzata il 5 gennaio inizia con un dopo cena, ricordo che entrarono. Dopo cena può essere, a che ora cenavate voi all'epoca? 7:30. Allora, dopo cena può essere tra le 19:35 e le 24. C'è opposizione, il signor pubblico ministero non fa ipotesi. Sì, è una domanda che fa... È una domanda che io faccio, fatta dalla difesa nell'udienza 11 gennaio 95, che io faccio mia in questa sede. Sì. Ecco, può determinare in maniera più... precisa questo orario, se le riesce, senta, altrimenti... Possiamo dire dopo cena, questo sono sicura. Lei normalmente cosa intende per dopo cena? Dopo le 7:30. Dopo le 7:30. Ecco, però non può dire quanto tempo dopo cena, questo non è in grado di precisarlo, d'accordo? Ecco, signor Presidente, solamente per completezza questa difesa e non certamente per altro, vuole riportare per la Corte esattamente le parole dette dalla signora nell'11/1/95 di fronte alla Corte d'Assise, che sono... Gliele ha contestate? No, ma scusi, adesso sta procedendo... Il signor Pubblico Ministero ha detto dopo cena, ma non ha detto l'orario. In realtà la signora... In corso sì, non l'ha detto, l'ha detto l'orario. Se mi dà la pagina, gliene sono grato. Stavo... Pagina 5, e dice dopo cena, no, dopo sì, le 7. Sì, senta, successivamente... Lei potrà fare le contestazioni sì, che sì, vuoi. Ma per d'accordo? Correttezza anche... Ah, d'accordo, anche vuole per risparmiare tempo. Questo significa, Presidente, che lei non riproporrà. Vabbè, prego. Chiedo scusa.
Giusto per invocare la stessa correttezza, altrimenti la Corte può sicuramente in buona fede essere tratta in inganno. Leggendo integralmente il passo a questo punto. Scusate, no, ma scusi, se il pubblico ministero che sta procedendo. Per cortesia, adesso il pubblico ministero sta esaminando la testimonianza. Io chiedo a tutti. Chiunque voglia opporsi a una domanda lo faccia. Chiunque voglia invece intervenire per raccontare altre vicende non lo faccia, perché non lo può fare. Allora la Corte non tiene conto delle osservazioni fatte dalla difesa di Fabio Sandri. Ma la Corte tiene conto delle cose che vale la Presidente, pena. Presidente, la Corte sentirà adesso il passaggio integralmente. Sì. Grazie. Allora. Riprendiamo. Io mi scuso solo un attimo, ecco, allora proprio per evitare delle interventi della difesa, preghiamo il pubblico ministero se della difesa? Sì, della difesa, certo. Io parlo per me di questa difesa, sì. Io prego il signor pubblico ministero se quando fa diciamo, i riferimenti questa è una preghiera che è la Corte che rivolge a tutte le parti, esatto, prego. Grazie. Allora signora, nell'interrogatorio del 5 gennaio... Ecco, scusi pubblico ministero se mi intrometto, possiamo dire perché così certa che fosse proprio quella sera che stiamo dicendo... Adesso ci arriviamo con tutta calma perché sono decine di interrogatori e io devo fare anche uno sforzo di sintesi. D'inizio, in modo che non per la Corte, vorrei che si comprendesse lo sforzo di sintesi che cerchiamo di fare. Certo. Allora, lei disse, e utilizzo lo strumento del codice, quindi la contestazione, lei disse, dopo cena, vale a dire dopo le ore 19, rincasarono Roberto e i suoi fratelli, Alberto e Fabio. All'udienza, quella che le ho citato prima, davanti alla Corte d'Assise, e cioè dell'11 gennaio 95, a domanda e precisazione dell'Avvocatura dello Stato. Lei disse, le venne chiesto a che ora più o meno andava a letto a riposare in quel periodo, se lo ricorda? Se non si ricorda la domanda, gliela faccio io, a che ora più o meno andavate a riposare lei e il bambino in quel periodo? Non ricordo. Non lo ricordo. Adesso. Le disse, ma 9:30, più o meno a quell'ora. E le venne chiesto, allora, può collocare l'arrivo dei tre fratelli, prima o dopo? A parte che quella sera io ero alzata quando arrivarono, non ero a letto. Le disse, possiamo dire dopo, arrivarono dopo le 9, allora, dopo le 9. Questa è la dichiarazione dell'11 gennaio 95 avanti alla Corte d'Assise di Bologna. Bene. In che condizioni era Roberto? Mio marito, so che vidi i fratelli che l'aiutarono a sedere. Chiese cosa era successo? Sì, io dissi, ma cos'è successo? Lui era ferito, mi dissero che lui era ferito, mi dissero lui o i fratelli, adesso di preciso, so che da lì imparai che lui era ferito. Le dissero che come sì. Si era ferito? Sì, che era stato al pilastro, insomma, che era successo al pilastro. Nel corso di che cosa? Di una sparatoria. Le dissero perché erano stati coinvolti in questa sparatoria? Io non ricordo bene se mi dissero perché doveva prendere delle macchine, che cosa di preciso fosse, sì, era successo, non ricordo bene. So che lui era stato ferito lì, così imparai. Roberto le fece vedere o le indicò il punto dove era rimasto ferito? Beh, in quel momento no, in quel momento. Vidi, io a volte sono un po' confusa perché a volte dico sì, lo vidi e al momento invece a volte no, però sono sicura che era ferito anche perché dopo vidi che era ferito lui, anche perché si medicava, prendeva... Ecco, poi veniamo alle medicazioni. Sì. Ma lei notò questa ferita? Non ricordo se la notai la sera stessa, questo voglio dire. Non ricorda se la notò la sera stessa? Sì. Ma...
o la sera stessa o sì, dopo, sì, la vidi. Notò una sì, ferita? Sì, la vidi comunque. Vide questa ferita. Dov'era questa ferita? Mi sembra sulla destra, sulla parte destra, mi sembra qui nel... Della... Che cosa indica? Della pancia? Sì, mi sembra così, qui questa posizione, mi sembra così, più o meno... Indica la parte destra, si dà atto che indica la parte destra della pancia. Lei vide mai sangue, cioè lei vide mai la ferita o quella sera o dopo? E se sì, la vide sanguinare? Io questo sono un po' confusa in queste cose perché sono abbastanza sensibile al sangue, allora a volte non sono sicura se lo vediamo. Allora, in quel verbale che le ho citato prima, quello del 5 gennaio del 95, lei disse: Roberto mi fece vedere dove era rimasto ferito, notai una piccola ferita sul lato destro della pancia, la ferita non sanguinava molto. Sì. Si ricorda di aver detto queste cose? Sì o no? Sì. E sono vere queste cose che ha detto? Sì, come ho detto, ho detto adesso, a volte sono un po' confusa perché la ferita la vidi, ecco. Se non subito la vidi dopo, però di questo sono sicura della ferita, è questo che voglio chiarire. Certo. Se a volte posso aver detto una cosa, posso aver detto diversamente poi. Certo. Senta signora, con il passar del tempo, sì, sulla cute di Roberto rimase un piccolo segnetto? Sì. Lei lo vide questo segnetto? Sì. Sì, lo vedi. Lo vedi. I tre fratelli erano spaventati quella sera? Io ricordo che Fabio svenne vicino al bagno, proprio nell'entrata. Un momento ebbe come lo svenimento e poi si riprese subito. Quello mi ricordo. Roberto sopportava bene il dolore? Sì, lui è molto... Molto forte. Molto forte. Alberto? Lui è molto sensibile. Ed era molto spaventato quella sera? Sì, abbastanza. Agitato? Agitato. Pensi che erano molto agitati? No, penso, erano molto agitati. Vero è che i tre fratelli tra di loro parlarono circa l'opportunità o meno di condurre Roberto in ospedale? Sì. Ne parlarono? Sì. E che decisione presero? Di non andare in nessun posto. Quindi quella notte rimasero tutti in casa da voi? Certo, sì. Roberto dove dormì? Nella camera da letto. Nella camera matrimoniale. Certo. Si medicò? Sì. Con che cosa? Che cosa usò? Dell'alcol l'avrà usato. Io adesso di preciso non ricordo bene. Comunque perché lei non assistette. Lei non assistette alla medicazione? Mi sembra proprio di no. Prese qualche pillola? Lui per un periodo prese dell'ananase. Sì. Quella sera, l'ananase che cos'è? Un antinfiammatorio. Antinfiammatorio. Voi avevate in casa quella sera dell'ananase? Sì, perché sono cose che ho usato io un periodo per... ho avuto dei problemi e allora ho dovuto usarla, allora l'avevo a casa. L'aveva a casa. E quella sera Roberto prese delle pillole di ananase? Non ricordo se la sera stessa, però lui in quel periodo le usò. Quella sera non prese degli antinfiammatori? Come ho detto adesso, apposta non ricordo se iniziò la sera stessa... O iniziò il giorno dopo, non ricordo, due giorni comunque, dopo. Comunque, quello che lei ricorda con certezza è che Roberto prese degli antinfiammatori. Sì, certo. Senta, questi antinfiammatori vennero comprati in farmacia? Sì, vennero comprati in farmacia perché fece una cura abbastanza lunga. Io non ne avevo molti in casa. Più o meno, quante scatole vennero acquistate di ananase? Non ricordo di preciso. Chi lo andava ad acquistare l'ananase? Non so se l'ho mai preso io. Questo non ricordo se ho suo fratello o io di preciso. Quando dice suo fratello, chi potrebbe essere? Fabio. Fabio? Sì.
Ci sa indicare la farmacia presso la quale venne acquistata l'ananase? La farmacia esatta, se sono andata io, senz'altro quella vicina dove abitiamo, senz'altro. E cioè? Si chiama? Di preciso adesso non ricordo il nome della farmacia, quella vicina a noi. Via? Come si chiama? In via? Rimane vicino al viale Togliatti, rimane Signora, proprio in una viuzzolina di fianco. Può essere la farmacia De Pisis? Mi sembra di sì. Lei abita vicino a via De Pisis? Sì. Lei è cliente della farmacia De Pisis? Sì, io vado lì quando ho bisogno. Allora, Roberto trascorre la notte nel letto matrimoniale. Sì. Alberto e Fabio rimasero in casa? Sì. Dove dormirono? Dormirono su una coperta per terra. In quale ambiente? Nella cucina. Quella sera o successivamente lei ebbe modo di apprendere dalla televisione che cosa era successo a Bologna quella notte? Sì, mi sembra la sera stessa, sembra. Beh, quindi che cosa sentì? Che erano morti questi carabinieri. Che erano morti dei carabinieri. Che erano morti dei carabinieri. E lei vide la trasmissione televisiva, il telegiornale, l'edizione straordinaria, non so che cosa ci sarà stato, insieme a Roberto, Fabio ed Alberto? Sì, non so se è la sera stessa di preciso, però sì, l'ho vista diverse volte, questo telegiornale, anche perché ne parlarono moltissimo. Le è mai capitato di vedere un telegiornale insieme ai tre fratelli? O a Roberto solo, o a qualcuno di loro? Sì, sì. Le è capitato? Sì. Insieme a suo marito. Suo marito che cosa diceva vedendo telegiornale che parlava della strage del pilastro, io intendo, sì. Che cosa diceva in occasione del passaggio di queste immagini? Io adesso le parole esatte, non mi ricordo le parole esatte. Lo commentava? Anche perché io sapevo che erano stati loro, voglio dire, quello che io non ricordo che cosa dicevano o non dicevano. Ecco, lei sapeva che erano stati loro sulla scorta di quelle due affermazioni che... Sì, che era successo questa sparatoria, era stato ferito mio marito nella sparatoria del pilastro. Insomma, poi le cose quando poi sono saltate fuori dalla TV e dai giornali... Io non avevo molto bisogno di precisazioni o robe varie, anche perché le seguivo in TV e non avevo... Senta. Sì. Roberto. Sì. Commentò la circostanza di essere stato ferito. Cerco di spiegarmi meglio. Disse qualcosa in ordine alla fortuna che aveva avuto? Questo non perché ricordo. La pallottola... Non aveva toccato organi vitali? È opposizione, signor Presidente. Le disse qualcosa sulla sua ferita? Sì, disse per fortuna che non erano stati lesi gli organi vitali. Avvocato, se vuol fare delle opposizioni le faccia, lascia stare i commenti. Allora si opponga. L'opposizione è calzantissima. Vogliamo prima la domanda che presuppone la risposta. Ci può indicare la lunghezza della ferita di Roberto? La lunghezza? Sì. Ma era una piccola ferita, non era grande come ferita, era piccola. Siccome lei la indicò? Sì, più o meno così, adesso non ricordo. 2 centimetri, signora, possiamo so. Dire. Senta così, più o meno piccola, non ricordo. Un paio di centimetri. Senta, io non... Indica con le mani, anche perché a distanza con le di dita, tempo le cose non si può... Uno spazio non superiore ai 2 centimetri. Prego. Solo per la precisione, sentita il 26 giugno del 95, indicò in circa 4 centimetri. Sì, insomma, io non ricordo di perciò. Sì. Senta, vero è che lei gettò degli indumenti di Roberto? Sì, io mi ricordo di aver gettato qualcosa, di preciso non mi ricordo cosa, anche perché ero molto spaventata e... Mi ricordo qualcosa di aver buttato, non mi ricordo se era una camicia, una maglietta, un qualcosa, sì.
Quando la buttò quando buttò questi indumenti? Senz'altro la sera stessa, qualcosa del genere. Quindi stiamo parlando degli indumenti che Roberto indossava quando la rientrò a casa? Sì. La sera stessa. Sì. Qualcuno di questi indumenti era rotto, era strappato, aveva buchi? Un po' insanguinato, ricordo. Ecco, quale degli indumenti era un po' insanguinato? Non mi ricordo forse se fosse una camicia o una maglietta, perché lui di solito usava o camicia o maglietta. Una magliettina. Comunque lei ha memoria certa di aver gettato gli indumenti che Roberto Savi indossava quella sera? Sì. La sera del 4 gennaio del sì. 91. Dove li gettò, signora? Nel pattume. Senta, giorno dopo, 5 gennaio 91. Alberto Savi rimane in casa o va via? Va via la mattina. Va via la mattina. Va via con che cosa? Aveva un mezzo? Con la sua macchina, so che aveva la sua macchina lui. Disse che andò via, che andava via con la sua macchina. Al mattino? Sì, al mattino. Non ricordo che ora però. No. Fabio? Lui rimase lì fin dopo pranzo, fino a dopo mangiato e poi andò via. Poi andò via? Sì. Andò via e ritornò la giornata stessa? Andò via, no, andò via proprio a casa sua. Se ne andò? Sì, sì. Da Bologna. Ecco, ma prima di andare via a casa sua? Sì. Era uscito e rientrato? Sì, andò fuori e tornò. Sì. E tornò. Quanto tempo rimase fuori? Di preciso proprio, non so, 2 ore. Può essere 1 ora e mezza, 2 ore, 2 ore e mezza, di preciso non so calcolare, non so calcolare. Comunque non rimase fuori pochi minuti? No. Cioè, Roberto, nei giorni successivi, si recò a lavorare oppure no? O prese un breve periodo di riposo? Lui... Che cosa si ricorda? Stette a casa poco però, pochissimo, disse perché a lavorare avevano bisogno. E allora è stata a casa pochissimo. Pochi giorni, non ricordo se 4 o 3, non ricordo bene di preciso. Signora, la sera che rientrarono i tre fratelli in casa, sì, avevano, lei vide se avevano in mano qualcosa? Quella sera stessa adesso non ricordo di preciso, però loro quando uscivano con qualcosa ritornavano sempre con delle borse, insomma, se uscivano con le borse ritornavano sempre con le borse, col materiale, insomma. La sera stessa non ricordo di preciso. Quella sera non ricorda. Io chiedo scusa alla corte, ma scorro gli interrogatori così facciamo senza... Senta signora, quando le viene detto, quando lei chiede, avrà chiesto che cosa è successo, lei vede Roberto tra i due fratelli, ci ha detto, Roberto appariva sofferente, appariva certo, dolorante. Certo. Lei come glielo chiede? Con tono di chi si sorprende o con tono di persona rassegnata che chiede al familiare che cosa hai fatto questa volta? Io intanto ero spaventatissima perché prima di allora mio marito, almeno io non ricordo che sia mai venuto a casa ferito, ero spaventatissima, anche perché di preciso la cosa ancora non avevo visto niente, perciò non... Lei ero spaventata. Un po' spaventata. Ma cosa è successo, dissi? Cosa è successo? Ricevette da qualcuno o da Roberto in particolare una risposta un po' forte? Adesso non ricordo in questo momento proprio. Vero è che Roberto le disse di farsi gli affari suoi? Beh, questo me l'ha detto diverse volte. Adesso non ricordo bene se quella sera stessa, però molte volte me l'ha detto che io dovevo fare gli affari miei. Molte volte. Molte volte. Sì. E glielo diceva ogni qualvolta lei chiedeva qualche cosa?
che non avesse attinenza con la vita, diciamo così, ordinaria, con la sua vita, casalinga. Dicevo che non volevo assolutamente quello che lui stava facendo, che non approvava assolutamente, e lui mi diceva che dovevo fare gli affari miei. Visto che lui credeva che, insomma, non erano anche affari miei, visto che viveva con me. Roberto poteva alzarsi, poteva camminare, stiamo parlando ovviamente del... Sì, con fatica, però... Si muoveva? Sì. Quindi non rimase costretto immobile a letto? No, con fatica, ma si alzava. Nei giorni successivi, i fratelli si interessarono delle condizioni di Roberto? Fabio, se non ricordo male, la domenica venne a trovarlo. Alberto no. Alberto non ricordo dopo quanto, ma Fabio si interessava molto. Fabio si interessò? Sì, molto. Senta, signora, di lì a qualche tempo a Bologna vennero arrestati i presunti responsabili della strage del Pilastro. Sì. La stampa, la televisione dettero la notizia. Roberto, come reagì? Che cosa disse? Disse bene, li hanno arrestati. Adesso non ricordo bene le parole. Fece riferimento all'arresto dei possibili colpevoli? Sì, se non ricordo male, sì almeno. Ma che atteggiamento aveva? Lei lo descrisse all'altra corte, l'atteggiamento di Roberto, quando pronunciò questa frase? Un po'... come dire che era contento, che avevano preso i colpevoli, almeno non so se come una presa in giro, non so, un qualcosa del genere. Aveva un atteggiamento beffardo? Opposizione, signor Presidente. Allora, vuol dire beffardo? Lo dirà il teste se è beffardo. Beh, io ho detto come una presa in giro, penso che... Come? Io ho detto come una presa in giro, qualcosa ho detto. Sì, ma si può dire, è un atteggiamento beffardo? No, signor Presidente, la domanda dovrebbe essere formulata, quale atteggiamento aveva? E gliela dico, poi, così ha detto. Va bene, allora ritorniamo indietro. All'udienza dell'11 gennaio, '95, laddove lei fa riferimento alla frase proferita da Roberto, hanno preso i colpevoli, lei dice sì, forse era più come una beffa, diciamo, ecco, voglio dire questo. Ricorda? Sì. Signora, deve rispondere però. Sì, forse io lo so, sono qua... Scusi, Presidente, le usa come contestazioni? Sì, sono contestazioni. Ah, ecco, quindi i verbali ai quali fa riferimento... Verranno certo. Tutti prodotti. Scusi, no, prego. Scusi la mia intromissione. No, ha fatto bene, certo. Prego. Dopo il 4 gennaio 1991, lei ricevette una telefonata dalla moglie di Fabio che le chiedeva come stava Roberto? Sì. Quando le ha telefonato la moglie di Fabio, se lo ricorda? Di preciso, adesso non ricordo bene se è stato un giorno, due giorni, di preciso non mi ricordo se... No. Un giorno, due giorni, dopo il 4? Sì. Ecco signora, per lei ciò che vide e che apprese la sera del 4 gennaio 1991 fu una assoluta novità o lei già era a conoscenza del fatto che Roberto aveva in passato commesso altri reati?
Ma non era una novità, anche se ferito quella sera sì, però io già sapevo mio marito cosa faceva. Già sapeva suo marito cosa faceva. Più o meno, da quando lo sapeva? Circa un 3-4 anni, 3 anni preciso. Quindi intorno all'88? Sì. 3 anni? Sì. 3. Circa 3, insomma. Circa 3 anni. Allora, cosa sapeva? Che cosa Roberto inizia a fare nell'88? Perché e se gliene parla a lei? Roberto faceva il poliziotto nell'88. Certo. Allora, intanto, o almeno quello che a volte io sentivo parlare fra fratelli, piccoli, come si chiama? Uffici postali, e poi i caselli, e poi le COP, e così via, insomma, queste cose. Allora, senta, signora. Sì. Diciamo le cose, affrontiamo gli argomenti uno per volta. Sì. Vero è che Roberto nell'88 le disse che era insoddisfatto di quanto guadagnava? Sì. Vero è che per questo motivo a monte andiamo a monte. Sì, d'accordo. Cioè, lei si oppone. Basta che lei si opponga, non ci opponiamo. Mi oppongo anch'io, dava vita all'opposizione di questa difesa. Allora, signora, ci tenga qui tutto il tempo che vuole. Ci racconti che cosa Roberto le disse nel momento in cui le comunicò che non gli bastava lo stipendio. Molte volte mio marito diceva che praticamente si lamentava che guadagnava poco, cioè non che si guadagnava poco, non era abbastanza per lui. E allora? E allora con i suoi fratelli avevano deciso di fare delle piccole rapine. Lei sa con quali furono le prime piccole rapine commesse? Se non ricordo male, fu di un ufficio postale sulle corrine di Rimini, Coriano mi sembra del genere. Sì? Sì. Poi? Adesso di preciso tante altre, però non ricordo di... Comunque cominciò così. Poi i caselli e così via. Ecco, quando parla di caselli, intende parlare di caselli? Autostradali. Lei sa le rapine ai caselli autostradali da chi venivano fatte? Dai tre fratelli. Dai tre fratelli. Tre fratelli. Tre fratelli. Tre fratelli. Lei sa quale vettura usarono, almeno per alcune di queste rapine ai caselli autostradali? Alcune volte, così ho sentito almeno, che usavano questa regata che aveva il fratello Luca. Alberto si chiama. Ecco, Alberto che in famiglia veniva chiamato? Luca. Senta, a proposito di rapine caselli autostradali, lei Occhipinti Marino lo conosce? Sì. Frequentava l'abitazione di Roberto? Sì. Lei ha mai visto Savi Roberto, Savi Fabio, Savi Alberto, detto Luca, e Occhipinti Marino dividersi il denaro? Del denaro? Sì, sì. Dove se lo divisero? In casa, in via Signorini? Sì. Dopo quale episodio criminoso avvenne questa spartizione del bottino? Se non ricordo male, quella sera non mi ricordo che ci furono dei feriti, però di un casello mi sembra, almeno così, se non ricordo male. Di una rapina a un casello. Ricorda quanto nell'occasione si divisero i quattro? Di preciso la somma no, però so che era una somma molto piccola. Allora glielo ricordo io, sempre attraverso... Sì, un 7,50 mi sembra, più o meno. 7,50 per uno? Sì, mi sembra, però non vorrei sbagliare. Sì.
ricorda già quello che aveva dichiarato in precedenza, che lei vide queste quattro persone dividersi 750.000 lire, sì, prendere 750.000 lire ciascuno. Il totale poi è facilmente fattibile da parte di ciascuno di noi. Lei vide in altre occasioni i tre fratelli e altre persone dividere il bottino, i soldi provento di rapine? Dai fratelli sì, ma con altri fuori della famiglia non mi ricordo di preciso. Non si ricorda di preciso. Almeno quante volte lei vide Alberto, Roberto e Fabio dividere dei soldi provento di reato? Bottino. Diverse volte. Diverse volte. Sempre in casa in via... Sì, in via Signorini. Sempre in casa in via Signorini. Senta, di quali altri fatti commessi da Roberto, finora lei ci ha parlato di quello che vide la sera del 4 gennaio e dei caselli e di un ufficio postale nel Riminese. Lei ha conoscenza di altri reati commessi da Roberto? Sì. Ci dica quali. Di Valente. Sono come? Diversi i fatti che, come? Diciamo... Può dirlo più nel microfono, signora? Ah, scusi. Di Valente, non ricordo bene quale... C'è l'omicidio di quel ragazzo, signora? Sì. Ecco, le spiegò Roberto che cosa le disse di questo omicidio? Io ricordo che una volta chiese a mio marito... anche perché sapevo che non erano i diversi, però sul giornale c'era scritto che erano 4 o 5 persone, allora chiesi come mai sul giornale mettono tante persone, lui disse ma la gente vede solo quel che vuol vedere. Questa è una frase enigmatica, che vuol dire? Non lo so. Non gliela chieste spiegazioni? No. No. Torniamo all'omicidio. Prego. Scusi. Ma lei perché chiese questo al suo marito spiegazioni? Cioè glielo attribuiva questo fatto? No, ma io lo sapevo che erano stati loro. Come faceva a saperlo? Cioè tutte le volte che le dice hanno fatto le rapine alle poste, poi hanno fatto le rapine con la regata, chi le diceva che avevano fatto queste azioni? Perché molte volte li vedevo dividere i soldi, per me non era più una novità, mio marito sapevo quello che faceva. Ma come metteva in relazione con i caselli? Perché alcune volte sentivo quando programmavo, diciamo, queste cose, che se non sapevo il posto, perciò per me non era una novità. E per Valente, lui non aveva dei gran problemi a dirmelo, visto che io sapevo. Quindi era lui che gliele diceva? Sì, alcune volte sì. E per quanto riguarda l'omicidio Valente? Le guardavo sul giornale, perché lui le guardava sul giornale, le guardava in TV, perciò per me era diventato una cosa che... E per l'omicidio Valente, come ha fatto lei? Perché era sicura? Commentavano le... Parliamo adesso dell'omicidio Valente, non diciamo queste cose. Per un momento focalizziamo su questo episodio. Sì. Ecco, cosa le fece credere? Capito? Che suo marito fosse stato l'autore. Allora, di io intanto dissi, come mai avete ammazzato questo ragazzo, visto che sapevo che non era in banca, non mi ricordo, quella volta era una banca, se non ricordo male. E so che lì l'avevano visti, non so se mentre cambiavano la macchina, non so cosa facevano, un passaggio di preciso. Chi era detto questo? O è stato mio marito o è stato Fabio, uno dei due, senta, uno dei due, perché solo... Ecco, le specificarono perché avevano ammazzato Valenti? Perché lui continuava ad osservare mentre loro, o Roberto o Fabio, continuava a dire vattene, ma lui stava lì a controllare, insomma, a osservare e non se ne voleva andare. E loro che cosa fecero? Perché questo gliel'hanno raccontato. Se non ricordo male, almeno lo caricarono in macchina, poi in che modo poi fecero io non ricordo. Cioè, non, se me lo dissero, però non ricordo, insomma. Dopo non lo so. Non... Sì, so che lo uccisero, però non lo so. So che lo trovarono morto, non ricordo.
Che cos'è che non ricorda? Fin dove ricorda? Fino al momento... So che l'hanno caricato in macchina, però dopo in che modo poi lo uccisero non lo so, questo voglio ma dire, non mi spiegarono. Non le spiegarono le modalità ultime, certo, dell'omicidio? Certo, certo. Il fatto che furono loro ad uccidere Valenti, glielo dissero? Sì. O glielo disse? Certo, sì. Il suo interlocutore? Sì. Comunque signora, siccome a domanda del Presidente lei ha detto non ricordo... Sì. Se a dirmi queste cose era Fabio o Roberto. Roberto. Lei nel verbale di interrogatorio del 15 febbraio 1995 indica in Roberto la persona che le diceva sì. Queste cose. Ecco, quindi adesso... Quindi abbiamo parlato della sera... diciamo del pilastro, casella autostradale, omicidio Valenti. Quali altri episodi le vengono in mente in questo momento? Di Zecchi. Ecco, il nome Zecchi, che cosa le ricorda, signora? Io Zecchi ricordo di quel signore che anche lì stava annotando una targa e purtroppo le spararono perché... Perché? Non si faceva gli affari suoi, insomma. Così almeno chi le disse, notare. Chi le raccontò quello che era successo? O Fabio o Roberto, uno dei due, senta. Le venne raccontato la sera stessa dell'omicidio? Adesso di preciso non ricordo, però imparai lì a poco, insomma. Sempre, era stato... sempre nel verbale del 15 febbraio 1995, lei sì. Disse, mio marito una sera tornò a casa sì. E mi disse che Fabio aveva ucciso un testimone. Sì. Sembrerebbe che questa confidenza lei la riceva la sera stessa dell'omicidio. Senta, io purtroppo sono... Scusi, signor Presidente, pubblico aspetti, ministero aspetti, non risponda. Legge il verbale, è oggetto di contestazione? Ecco, pubblico ministero, ponga prima la domanda. Grazie. L'ho posta la domanda, e poi se necessario avevo chiesto... Lei ha letto la parte del verbale. Avevo chiesto... Lei ha fatto l'opposizione. Avevo chiesto alla testimone se ricorda il momento, la sera... Se era la sera dell'omicidio quando apprese dell'omicidio e oggi ci ha detto che non ricordava. Allora io ho letto sotto forma di contestazione questo passaggio. Mio marito una sera torna a casa e mi disse che Fabio aveva ucciso un testimone. Sì. Da come è stata verbalizzata questa sua dichiarazione, qui stiamo parlando di una dichiarazione resa a Rimini, sì. Sembrerebbe... No, Presidente, no, Presidente. Sempre no. Domande. Sì, d'accordo. Allora signora, queste cose lei le ha prese la sera dell'omicidio Zecchi o no? Quando le ha prese? Senta, io le cose a volte purtroppo le apprendevo subito e a volte il giorno dopo, non è che le... Seconda che ora succedeva, perché a volte io potevo benissimo essere a letto certo. E le non può dire oppure se la dalla TV purtroppo, però quello che sono sicura è che... Era loro, è questo che voglio dire. Voglio sì. Chiarire un attimo. Sì, ma si sta facendo questo sì. Sforzo per capire. Una cosa è che lei lo capisce. Senta, guardando io la sono TV. Molto confusa purtroppo. Sì, d'accordo. Questo perciò, che voglio far chiarire. Il pubblico ministero per questa ragione le contesta dei verbali che lei certo, ha già reso certo. In situazioni magari di maggiore certo. Lucidità. O forse perché al momento sono convinta così. Ecco, adesso a noi quello che interessa ecco, è questo sapere, che voglio dire. Capito? Sì. Perché se lei lo immagina... Lo deduce vedendo la televisione, la cosa certo. Diciamo, è diverso se invece lo sa da uno dei protagonisti, certo. Cioè Fabio o suo marito. Allora il pubblico ministero non fa altro, in maniera molto pacata, che leggerle quei passi dei verbali di esame che lei ha già reso, ha capito? Per farle ritornare alla memoria questi episodi. Questo è tutto. Sì, d'accordo? Sì. Prego, pubblico ministero. Allora, signora. Il nome che lei ha fatto prima, Zecchi, sì. Le venne immediatamente indicato come il nome della persona che era stata uccisa? Sì.
Le contesto, è sempre una forma processuale naturalmente, sempre nel verbale 15 febbraio 95. Sempre dibattimento? No, 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 davanti alla Procura della Repubblica, questa volta di Rimini, che lei disse: dai giornali appresi successivamente in quei giorni che la persona uccisa si chiamava Primo Zecchi. Capito? Cioè non seppe immediatamente il nome della persona ammazzata, lo seppe dopo dai giornali. Questo lei ha detto un anno e mezzo fa a Rimini. Bene. Ecco, è vero quello che ha detto a Rimini nel febbraio del 95 o quello che ha detto adesso? Perché non coincidono le due cose, ha capito? Secondo lei qual è la versione esatta? La versione esatta è solo quella che io sapevo che erano stati loro. Adesso se al momento, dei momenti mi sembra sicuro di quello che sto dicendo, però a volte purtroppo era questo, che io sapevo che erano stati loro. No, però nel non modo è questa cui... la questione. No, no, la questione è un'altra. No. Cioè, quando ha saputo che la persona ammazzata, il testimone che osservava, si chiamava Primo Zecchi, l'ha saputo immediatamente dalle persone che frequentavano la sua casa, oppure dopo dai giornali? Questo nome Primo Zecchi è venuto fuori quando? Sì, non ricordo bene, guardi, al momento non ricordo bene. Non ricordo. Senta signora, suo marito le parlò mai di un conflitto a fuoco che lui ebbe in autostrada? Non nell'esercizio delle sue funzioni, naturalmente. Sì. Che cosa le disse? Che c'era stata quella sparatoria lì sull'autostrada verso Cesena. Verso Cesena. Le disse se c'erano stati dei feriti in questa sparatoria? Sì. Specialmente mi ricordo di una donna poliziotto. Una donna poliziotto rimase ferita. Sì. Le disse dove si erano nascosti per preparare l'agguato? Non so se dietro dei cespugli, qualcosa del genere c'era, non ricordo bene. Suo marito, Roberto, sì. Le parlò mai di una rapina commessa in un'armeria di Bologna? Volturno, a Volturno. La Volturno. Che cosa le disse della Volturno? Adesso le parole non ricordo, io so che, come dico, i fatti, purtroppo lui li seguiva in TV quello che succedeva, io venivo o da lui che me li dicevo oppure li imparavo da lì, quello che era successo o non successo, però da adesso lì, non ricordo. Da lì dove? Dalla televisione? Dalla TV, diciamo. Una differenza tra l'apprendere il fatto da un canale di informazione e l'apprendere il fatto dalla viva voce di Roberto. Sì. Allora, lasci da parte, se possibile, la TV. Sì. Ci riferisca soltanto gli episodi che Roberto le raccontò di aver commesso. Ha capito? Sì. Allora, circa la Volturno, come ha detto lei, Roberto, che cosa le disse? Presidente, chiedo scusa, possiamo prima, se possibile... Se possiamo, come lo ha preso e quando l'ha preso, senza dire Roberto, se possibile. Grazie avvocato, io vorrei continuare se non ci sono opposizioni. Lei non può censurare o comunque intervenire sul modo di condurre del. È già tanto complicato. No, perché in questo caso. Quando sarà il suo turno, lo dicendo come vuole. Sto dicendo una cosa. Parrebbe. Lei o si oppone o tace. No, parrebbe, sto dicendo, che il riferire Roberto le disse, potrebbe essere. Lei può opporsi, ha capito, ma non può suggerire il modo di condurre l'esame. Capito? Questo è il problema. Era solo un... Prego, ho capito però la cosa che volevo. Prego. Che cosa le disse suo marito in ordine alla rapina presso l'armeria Volturno, signor? Che lui c'era, insomma. Sapevo che lui c'era in quell'armeria lì. Lo sapeva perché glielo disse lui? Allora, tempo indietro sentì che loro avevano bisogno di armi, cercavano delle armi. Tempo indietro quanto tempo?
non lo so, un mese, due mesi, insomma, tempi indietro. Avevano bisogno di... cercavano delle armi e dovevano prenderle dove potevano. O in un'armeria, l'avrebbero presa in qualche posto. Lei usa il plurale, Roberto e chi? Anche Fabio e Alberto, non ricordo di preciso se c'era anche Alberto, però in diversi momenti li ho sentiti parlare. Roberto, le disse allora di aver compiuto la rapina presso l'armeria Volturno? Sì, questo sono sicura, sì. È sicura. Le disse insieme a chi l'aveva compiuta? Se non sbaglio, Fabio. Roberto, sì. Le disse di aver partecipato alla rapina all'ufficio postale di via Mazzini a Bologna? Sì. Sì. Chi c'era insieme a Roberto? Fabio, Cugliotta, e poi non ricordo se c'erano, chi c'erano altri. Seppur con un forse premesso, lei sì. Indica anche Alberto, Alberto presente alla rapina alle poste di via Mazzini. In quale verbale per cortesia sono pubblico ministero? 5, ha ragione avvocato, 5 gennaio 95. È una contestazione? Sì. Prego. Allora, parliamo della rapina alle poste, via Mazzini sempre insieme a Fabio. In ordine a questo fatto, forse mi parlò di altre persone, forse di suo fratello Alberto e di Gugliotta. No, ma... vediamo un po', appunto, chi le parlò, cosa, come fa a sapere che vi parteciparono Gugliotta, Alberto, Fabio? Anche perché a volte io sentivo programmare queste cose, anche se non sapevo dove le avrebbero fatte, però le sentivo. Ho capito. In questo caso, cioè sì. La rapina che le ha richiamato il pubblico ministero, direttamente da coloro che le indica come i protagonisti, cosa ha saputo? Che e da chi avrebbero saputo? Fatto questa rapina. Prima che la facessero. Cerchi di fare uno sforzo, signora. Via Mazzini, l'ufficio postale esplosivo, cioè un fatto abbastanza sì. Eclatante, abbastanza sì, grosso. Ecco. Ricorda, può rispondere? Io sì, come dico, ricordo di aver sentito di parlare di questo ufficio postale... che avrebbero fatto questo ufficio postale. Quindi insomma. Prima che lo facessero? Sì. Sì, anche prima. In che termini? Chi aveva sentito che parlava di questo? Poco tempo prima. Poco. Chi aveva sentito che parlava? C'era Fabio, Roberto, anche Gugliotta, e mi sembra anche Alberto, insomma, se non sbaglio. In che termini parlavano di questo episodio? Cioè, in che termini, che predisponevano senso? Qualcosa, facevano qualche sì, programmavano, ecco, diciamo, cosa? Un po' in cui dovevano agire, in che modo dovevano agire. Lei adesso io non ricordo in che modo, cioè... Io... Sentì parlare di armi, di esplosivi, di auto, di qualcosa, sentì parlare di queste cose? Sì, in che modo dovevano arrivare lì, ecco questo. Come? Ecco, ce lo dica. Io adesso non ricordo in che modo di preciso sentivo, facciamo così, facciamo cos'ha, non... Guardate che è vietato, diciamo, tutto questo, ecco. Quindi vi prego di... Allora, sì. Quindi riesce a ricordare in che termini parlarono di questo episodio? Come le ho detto, che avrebbero fatto questa rapina... però le cose esatte che avrebbero fatto io non le ricordo, insomma. E come? Come l'avrebbero fatto? Come avrebbero usato dell'esplosivo. Senti dire così? Sì. Chi è che avrebbe procurato questo esplosivo? Mio marito. E sa come anche? Sì. E come? Lui purtroppo alcune volte l'ha preparato in casa. Davanti a lei. Senta, la casa è piccola e non c'è molto da nascondere, purtroppo.
Come preparava? Come faceva a preparare? Che cosa lei ha visto fare? Lui metteva a bagno un prodotto, poi da questo prodotto metteva sul fuoco, insomma, così, non so, le preparava. Questo purtroppo bisogna che lo chieda a mio marito, perché non ricordo io bene che cosa. Non so se c'è in grado di dircelo, se vuole dircelo pure. Lo so, però io non ho... Sì. Signora... Sì. Può essere più precisa su questo passaggio, per favore? Sì. In ordine alla preparazione, sì, di questo esplosivo. Che cosa usava? Un prodotto che aveva nella sua disponibilità, Roberto? Sì. Sa che cos'era? Un diserbante. Così lui mi disse. Così lui le disse. Sì. Dopo l'arresto di Alberto, vennero ufficiali di polizia giudiziaria, poliziotti o carabinieri a prendere... Anzi, gliela pongo così la domanda, se no ci si oppone. Va? A casa sua o nella cantina di casa sua c'erano dei sacchi di diserbante? Sì. Nitrato di ammonio? Sì. E adesso le parole... Sì, non... Comunque sacchi, sì, di diserbante. Sacchi c'erano, sì. C'era. Dopo l'arresto di Roberto, vennero degli ufficiali di polizia giudiziaria a prendere dei campioni di questo diserbante? Allora, spiego questo. Quando vennero a perquisire in cantina mi dissero, che cos'è questo, signora? Dice, avete un giardino o qualcosa? Io dissi no, avete un giardino o qualcosa? Cioè no, qualcosa da... Dissi no, no, però al momento io non vidi che presero, almeno non mi accorsi. Non si è accorsa. Lei si è accorta recentemente che la Procura della Repubblica ha sequestrato questi due sacchi, certo, di diserbante? Certo, visto che sono venuti che c'ero io, senz'altro. Poi intratterremo la Corte più in là su questo aspetto. Senta, signora, poco prima dell'arresto di Roberto, che è del 21 novembre del 94, Roberto le parlò di un ulteriore episodio di sangue accaduto poche settimane prima del suo arresto? Quello della banca... Adesso non ricordo l'ultimo, almeno quello che io seppi che fosse l'ultimo. Che cosa le sta venendo in mente in questo momento? Ce lo dica, che cosa stava dicendo? Quello della banca? Non ricordo il posto, insomma, che spararono... A delle persone? Sì, a delle persone. Senta, signora, il 5 gennaio del 95... Sempre quel verbale che ho citato più volte, lei dice, mi raccontò anche della rapina alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, che, sì, che è poi l'ultimo episodio prima dell'arresto, sì, conclusosi con il ferimento di diverse persone. Sì. Che cosa le disse in ordine a questo fatto? Che cosa le raccontò Roberto? Che la rapina era andata male, che erano stati costretti a sparare perché non avevano pagato, adesso non ricordo. Di preciso le parole non ricordo. Che di solito loro, se le cose andavano male, purtroppo... Se le cose? Sì, non andavo come diceva loro, questo voglio dire. Le parlo mai di rapina alle Coop? Supermercati Coop? Ai furgoni. Cioè, almeno mi sembra ai furgoni, vero? Come? Ai furgoni? Sì, dica quello che si ricorda. Dica quello che si ricorda, signore. Io mi ricordo perché loro usavano dell'esplosivo, robe così, questo voglio dire. Usavano dell'esplosivo per compiere le rapine? Sì. Ricorda di quante rapine alle Coop o ai furgoni, per usare le sue parole, che cosa sono quelle più corrette? Di quante rapine Roberto le parlò? Di quante? Adesso non ricordo di preciso. Però quello di Casalecchio, mi ricordo, quello di Casalecchio, insomma, sì. Perché ricorda, sta parlando di una rapina, no? Sì. Perché ricorda la rapina di Casalecchio? Anche perché ricordo, perché quando venne a casa... disse che per colpa di di occhi pinti per poco non erano rimasti feriti, non ricordo bene quella volta. In quell'occasione, dice, quando vennero a casa, chi venne a casa?
Roberto e Fabio. Fabio, sì. Roberto e Fabio. Sì. Ha detto che parlavano di occhi pinti. Sì. Occhi pinti, venne a casa? Questo non ricordo, non mi sembra. Non mi sembra di averlo visto prima, dopo. Dopo. Prima mi sembra proprio di sì. Ecco, ci vuol dire che cosa vide prima? E per prima che cosa intende? Per prima, perché molte volte si ritrovavano, prima di andare via, assieme in casa. Si ritrovava prima di andare in qualche... dove dovevano poi fare un rapina, qualcosa del genere, si ritrovavano in casa e partivano assieme. Allora, la domanda che le faccio è questa. Sì. Il giorno in cui lei apprende che occhi pinti... Sì. Aveva fatto qualcosa, insomma, era successo un qualcosa che Roberto e Fabio le riferirono compiuta e commessa da occhi pinti. Quel giorno lei vide i tre da casa sua uscire tutti insieme? Sì, sì. Però dopo, è questo che non ricordo bene, non mi sembra... Dopo arriviamo al dopo. Sì. Prima, lei li vide uscire tutti e tre insieme? Sì. Sicuramente lei vide rientrare Roberto e Fabio? Sì. Sicuramente. Sì. Non sì, è sicura sì, di... Sì. Non è sicura sì, sì, di quello occhi... sì, sono sicura. Loro due sì. Non è sicura di occhi pinti? Di occhi pinti non sono sicura. Non è sicura. No, perché anche quando senti dire mio Beh. Marito che per colpa... Lei ci ha detto... Cosa ha detto? Senti dire? Che per colpa di occhi pinti per poco non rimanevano feriti, anche perché si era messo in una posizione sbagliata, così almeno... Lei prima ci ha detto di aver visto... Sì. I tre fratelli, occhi pinti, almeno in un'occasione, dividersi del denaro. Sì. Le 750 milioni ciascuno. Sì. Quella sera, la sera della coppa, divisero del denaro? No. No. Senta, rimaniamo un attimo sul capitolo occhi pinti. Vi frequentavate? Cioè la famiglia occhi pinti e la famiglia Savi, Roberto, si frequentavano? Sì. A volte ci frequentavamo. Per frequentazione che cosa intende lei? A volte è capitato che siamo andati in casa loro e a volte sono venuti poi loro da noi. Lei sa come si chiama la moglie di Marino Occhi Pinti? Nobili Lorella. Lorella? Sì. Lei parlò mai di Marino o la Lorella parlò mai a lei di Marino Occhi Pinti? Sì, so che una volta mi disse che lei sapeva di un fatto di sangue che era accaduto a Marino. Dove eravate quando Lorella le disse queste cose? In casa mia. Nel corso di una... Non mi ricordo, di una... fra me e lei. C'erano altre persone presenti quando Lorella... No. Lorella, nobile, sì. Sapeva che lei, a sua volta, sapeva che Roberto faceva questo? Non so questo. Io non gliel'ho mai di... cioè, non ho mai detto mio marito fa o non fa. Ci può essere un po' più precisa su questa, possiamo sì. definirla confidenza? Quando avviene? Sì. No, adesso la giornata giusta, io questo non ricordo però. No, il periodo anche, il periodo. Mese, il periodo. Quanto tempo dopo il fatto, la rapina? Io adesso non ricordo bene se fu quello posta di Casalecchio, perché so che lui partecipò. Questo sì, ricordo bene, però... Non so dopo quanto tempo, di preciso. Di preciso non è importante, ma per darci un orientamento di tempo, quanto sì. tempo dopo, settimane, giorni, mesi? No, non dopo molto, non molto. Non molto significa? Sempre in maniera anche approssimativa. Anche 15 giorni, più o meno. D'accordo, quell'ordine di grandezza. Senta, lei ha mai saputo... di problemi nervosi patiti da Marino Occhi Pinti? Esaurimento? Io so che lui dopo questo fatto rimase un po', sì, stette a casa almeno lo vidi diverse volte, anche in casa nostra così, però Fabio, Roberto almeno mi disse che lui non, che stava poco bene insomma, era a casa perché stava poco bene. Lei di questo...
fatto di questo stare poco bene da parte di Marino Chipinti, ne parlò con Lorella? Io adesso non ricordo bene nella conversazione di cosa abbia parlato quel giorno stesso, insomma, di preciso. In buona sostanza, ci può sintetizzare le parole, la frase, il significato del colloquio, le frasi significative del colloquio avuto tra lei e la moglie di Marino Chipinti? Sì. Per mettere tutti nelle condizioni di comprendere, perché è molto frammentaria questa ricostruzione, ha capito? Sì. Come vi mettete a discutere di queste cose, ad esempio? Anche perché... Come? Quando venne a casa, ricordo che mio marito e suo marito andarono fuori e a lei parlammo, insomma, di come capì, insomma, almeno di come disse la moglie, che non si sentiva molto il marito di fare certe cose, insomma, non... come posso dire? Alludendo a cosa? A fare certe cose? A quello che stava facendo, questo che stava facendo con mio marito. E cosa stava facendo con suo marito? Vabbè, delle rapine. Si fece allusione a un fatto diretto, a un fatto specifico? Se non ricordo male, quello di Casalecchio. Quella volta ricordo bene, insomma. Beh, questo discorso tra di voi, come fu iniziato? A proposito di chi? Da chi? Senta, adesso non ricordo. Cioè, non ricordo come iniziò la d'accordo, cosa, ma vi era un rapporto di confidenza tra lei e la Lorella? Anche perché alcune volte mio marito, io ricordo che all'inizio dissi, ma la Lorella sa che ho Chipinti, che suo marito, insomma, allora non era poi il marito. Disse no, poi una volta invece venne fuori che disse che gliel'avevo poi detto, che quello che faceva, almeno quel poco che... Che Chipinti aveva detto alla moglie quello che faceva. Sì, sì. Senta, signora. Sì. Proviamo a prenderla da quest'altra parte. Lei era a conoscenza dell'esistenza di una vera e propria banda? Sì. Di questa banda chi faceva parte? Roberto, Fabio, Luca, Alberto, Luca Valicelli a volte, e Occhipinti Marino, Gugliotta, Pietro. Ecco, poi cercheremo di precisare le singole posizioni. Ad un certo punto lei viene a conoscenza del fatto che Marino non fa più parte, per così dire, della banda? Sì. Bene. Chi è che glielo dice? O come lo apprende? Io alcune volte sentivo parlare fra fratelli che o uno o l'altro si toglievano dal gruppo perché o uno non si sentiva più di continuare o cose del genere. A volte chiedevo io, anche perché molte volte non li vedevo più venire in casa. Questo voglio dire, chiarire. Oh. Ad un certo punto cessò la frequentazione della sua abitazione da parte di Marino Chipinti? Sì. E cessò dopo l'assalto alla COP di Casalecchio di Reno, dove venne usato l'esplosivo per il furgone? Se non ricordo male, lì finì almeno con Occhipinti, se non ricordo male. Finì con Occhipinti. Lei chiese spiegazioni a Roberto del perché Occhipinti non veniva più a casa vostra? O parlò di questo con Roberto? Perché quella volta Occhipinti si spaventò moltissimo e non si sentiva più di continuare a fare quello che faceva prima, insomma, non si sentiva più, insomma, non aveva il coraggio. Roberto, in base a quello che disse a lei, imputava qualche comportamento sbagliato ad Occhipinti durante quella rapina? Questo non ricordo. Io so che... Lei nel verbale del 15 maggio del 95, riprendendo peraltro altre dichiarazioni che adesso vado a cercare, dice al pubblico ministero nuovamente di Bologna: devo dire che appresi che Marino si era messo in un posto sbagliato la sera stessa di quella rapina. Sì, ho detto due minuti fa, difatti lo dissi prima. Perfetto. Quando tornati a casa discutevano della rapina in quel momento effettuata.
Chi è che discuteva della rapina in quel Fabio momento? E Roberto. E adesso, e vado quasi a concludere su questo episodio, il colloquio tra lei e Lorella rispetto a questa sera in cui, a quella sera in cui Fabio e Roberto discutevano della dislocazione errata di Marino Occhipinti, quanto tempo dopo avviene? Sì, come ho detto prima, non ricordo se una quindicina di giorni più o meno giù di lì, insomma. So che lì lui dopo poco tempo iniziò a stare poco bene, insomma. Sa nulla di più preciso su questo malessere di Marino Occhipinti, lei? So che i fratelli a volte dicevano che era un tipo molto pauroso, insomma, un tipo molto impressionabile, Occhipinti. Ok. Ho detto questo malessere, ha saputo qualcosa in più? Cosa riguardava il malessere? Che lui si era molto spaventato, insomma, ecco, su questa cosa qui. E restava a casa perché si era molto spaventato? Aveva questo esaurimento nervoso che fosse causato da questa cosa, almeno, se non ricordo male. Se poi dopo una cosa è diversa, non so. Senta signora, prima abbiamo fatto il nome di Pietro Gugliotta. Sì. Per Roberto Savi, chi era Pietro Gugliotta? Un semplice collega o qualcosa di più? Era un collega e più una persona che purtroppo faceva delle rapine insieme a lui. Perfetto. Ma era anche un amico di suo marito? Sì. Possiamo dire che era il migliore amico di suo marito? Possiamo. Possiamo sì. Dirlo. Possiamo dire che forse era anche l'unico amico di suo marito? Sì. Si frequentavano anche al di fuori del lavoro, naturalmente. Abbastanza. Cosa facevano? A volte, almeno così dicevano, andavano a sparare assieme, andavano a mangiare la pizza, andavano al mare assieme, tutte queste cose. Al mare, a pesca? Certo. Avevano insieme anche una piccola barca? Sì, iniziarono con un gommone. Con un gommone. Senta, signora, lei ha mai saputo se Gugliotta ha fatto parte della banda? Poi proveremo a specificare se conosce qualche episodio. Sì. Sì, sì. Chi gliel'ha detto? Intanto io lo seppi da mio marito che lui avrebbe fatto quel che poi è successo, diciamo, che lui ha partecipato a qualche rapina, diciamo, a qualche assalto, sì, insomma, in qualche rapina, sì. Lui chi? Pietro Gugliotta? Sì. Sì. Glielo disse Roberto? Sì. Ci fu un periodo in cui partecipò a delle rapine e poi lasciò perdere? Sì. Trascorse del tempo e poi riprese a partecipare a delle rapine? Sì. Questo glielo ha sempre detto Roberto? Sì. Che c'è, signora? Vuole che sospendiamo 5 minuti? No, no. Quindi? Me lo diceva lui e poi, diciamo, anche quando frequentava la casa, che veniva anche solo per una semplice così chiacchierata che facevano, era diversa da quelle volte che invece... come posso dire che lui era ancora nel gruppo, diciamo, cioè quella volta che non c'era più e invece quella volta che era ancora nel giro, ecco, con lui. Cioè, signora, le chiedo, sì. Lei percepiva nell'atteggiamento di Gugliotta comportamenti diversi nel momento in cui veniva a trovarvi come semplice visitatore perché era uscito dalla banda rispetto a prima? Sì, intanto perché mio marito me lo diceva, quando lui poi non c'era più. Quando è che Gugliotta uscì definitivamente dalla banda? Lui uscì... Oddio. La data esatta adesso non ricordo. Ecco, la ricordo io. Lei nel verbale del 15 febbraio del 95... Sì. Dice... Fa parte, esce, rientra, per allontanarsi definitivamente poco prima della Pasqua del 1994. Mi sembra, sì, mi sembra, però non collego, non mi ricordo di preciso. Invece,
in quell'occasione, quando la sentimmo, lei era certa di questa collocazione temporale perché notò l'assenza di qualcosa che era sempre stato presente in casa vostra, ricorda? Sì, di una valigia. Ecco, dica alla corte piano piano, dai, che cos'è che notò? Tanto un giorno notai una valigia con delle iniziali, in una c'era quella di mio marito, in quell'altra c'erano delle iniziali di Gugliotta. E queste due valigie dove stavano? Sopra il mio armadio, al nostro armadio, su in alto. Sopra il vostro armadio. E sono rimaste per parecchio tempo in casa queste due valigie, in casa vostra? Sì, adesso di preciso quanto, ma un periodo non lunghissimo, però sì, un periodo, sì. Intorno alla Pasqua del 94, la valigia del Gugliotta che fine fece? Prima. Prima della Pasqua del 94? Sparì. Sparì perché? Sì, perché Gugliotta venne a riprendersela e mio marito mi disse che era uscito definitivamente, non voleva più saperne, insomma, lui di continuare. Non voleva più saperne di continuare. Sì. E si venne a prendere la borsa, certo, la valigia. Certo. Lei sa che cosa ci poteva essere dentro quella valigia? Io sapevo che lui ci metteva i suoi soldi, quelle cose lì. Insomma, ci teneva le sue cose che sua moglie non doveva sapere. Signora, quando Gugliotta entrò a far parte della banda, sì, lei espresse qualche perplessità circa l'affidabilità di Pietro a suo marito? Io dissi, ma tu ti fidi, non hai paura che ti faccia, non so che non ti... Lui disse no, perché lui avrebbe dovuto almeno sparare contro un... almeno così, questa era la prova che doveva fare chi entrava nel gruppo. Quale prova? Contro un... contro una persona, insomma, adesso non ricordo se di colore o di... sì, e che cosa doveva fare contro una persona? Doveva sparargli a questa persona. Per ferirlo, per ammazzarlo? Ferirlo, insomma, roba del genere, insomma, se lui aveva il coraggio, no. Signora, forse non era solo una prova di coraggio, Roberto le disse del perché... Sì, perché avrebbero così, chiesto a Pietro, prego. Così anche lui non avrebbe potuto più dire niente, insomma. Cioè Roberto le disse che in tal modo l'avrebbero coinvolto e compromesso? Certo. E quindi in tal modo ne avrebbero acquistato il silenzio? Certo. C'è opposizione. E Roberto le disse se ciò accadde? Sì. Che era stato ferito un tunisino, se non ricordo male. Da parte di chi? Adesso non ricordo se sparò poi Gugliotta, chi sparò di preciso quella volta lì. Scusi, quella volta lì, quale? So che una volta spararono un tunisino, se non ricordo male, però chi di preciso spararono non mi ricordo. Ci fu quella prova. La prova? Sì. Per chi? Per Gugliotta. Ecco, signora... È una contestazione piccola, ma sì, siccome all'epoca le fu chiara, sempre il 15 febbraio del 95 le disse, mio marito mi disse poi che Gugliotta, sì, per entrare aveva sparato nei confronti di un cittadino tunisino il quale rimase ferito. Sì. Se lo ricorda? Sì, sì. Senta, già che ci siamo, signora, perché seguo qui questi verbali, cerco di essere organico, ma fin dove posso, naturalmente. Lei seppe mai da parte di Roberto di rapine commesse in danno di benzinai, distributori di benzina? Sì. Ecco, che cosa seppe? Che a volte facevano queste rapine così, così, per denaro almeno. Certo, per denaro. Almeno in maniera sintetica. Sì. Le parlò di qualche rapina in particolare ai benzinai? Una volta so che fu ferito un carabiniere, almeno, se non ricordo male. Perché venne ferito questo carabiniere? Perché era lì e aveva come si può dire? Sì.
Si trovava lì questa persona, diciamo, però non era in divisa. Non era in divisa. Che cosa fece questo carabiniere per meritarsi? Non so se aveva tirato fuori qualcosa del genere, insomma, e loro hanno dovuto sparare. Sempre nel verbale che ho citato prima. Sì. Ecco, prima di rileggergli il passaggio. E le disse insieme a chi aveva partecipato Roberto a questo fatto? Se non ricordo male, insieme a Fabio, perché di solito loro c'erano sempre. So. Le disse sempre nel verbale che ho citato prima, aveva sì. sparato ad un carabiniere che aveva tentato di reagire. Sì, sì, più o meno era questa la cosa, sì. Sì, di reagire, sì. Le parlò di almeno un'altra rapina ad un benzinaio? Sì. Quale? Un'altra dove poi spararono a quel signore che poi aveva anche il cane, se non ricordo male. C'era anche un cane, mi ricordo. Però non ricordo bene dov'era questo posto. Infatti non lo ricordava nemmeno allora. Fu sì. Roberto a parlarle di questa rapina al benzinaio che aveva il cane? Senz'altro sì, senz'altro sì. Senz'altro loro me ne hanno parlato, sì. Senta signora, la casa di via Signorini era per così dire una sorta di base operativa dalla quale uscivano per andare a compiere le rapine? Quando si trovavano a Bologna? Qua, certo, certo, stiamo parlando di rapine avvenute a Bologna nel bolognese. Sì, almeno sì, sì, sì. Sapia io, sì. Lei quindi vedeva uscire certo. Roberto e gli altri che di volta sì. in volta partecipavano all'episodio e sapeva che andavano a fare delle rapine? Sì. Sì. Portavano in queste circostanze con loro delle borse? Sì. Che contenevano ste borse? Armi. Armi. Fatta la rapina, le persone rientravano in casa? Sì. E avevano le borse? Sì. Senta signora, sì. Lei ha mai visto in casa delle parrucche? Sì. La vide qualche volta indossata da Roberto una parrucca? Sì. In casa? Sì. Un pochino di voce signora. Sì, sì, grazie. Sì. Ma le indossava per scherzo? Perché Roberto un bel giorno si mise una parrucca in testa in casa? Volevo provare come stava, come non stava. Lei vide per casa dei collant che ovviamente... Sì. Nella disponibilità di Roberto? Sì. Li tagliava la parte, diciamo, che rimane su... Che rimane? Sì, su, un altro, sì. Li tagliava lì? Sì. E poi come li usava? Li usava per coprirsi quando avveniva la rapina, almeno così io imparavo. Signora, sa come li indossava, la calzava questa calza? Sì, lui la metteva qui nel collo, almeno così a volte, non so se all'ultimo minuto, poi la teneva su quando cioè, aveva bisogno. La teneva attorno al collo e poi la sollevava su? Sì. Verso gli occhi, diciamo, sì. Il naso? Sì. Signora, lei ha mai sentito parlare da Roberto di un duplice omicidio avvenuto in Castelmaggiore? Dei carabinieri? Sì. Che cosa le disse Roberto? Che avevano sparato dei carabinieri. Avevano sparato chi? Roberto e Fabio. Le disse perché spararono? Non mi ricordo, questo non ricordo. Le disse perché... Nel modo in cui era successo e per quale motivo non mi ricordo. Le disse perché erano lì? Che cosa stavano facendo lì quella sera, quel giorno? Il motivo adesso non ricordo come dico, però so che avevano sparato loro, così almeno. Senta signora, Roberto era un appassionato di armi? Sì. Era un appassionato di armi. Lei ne ha mai viste armi in casa? Sì. Sì. Dove le teneva Roberto le armi in casa? Lui le teneva dentro una valigia, alcune volte l'ho visto me le metteva anche dentro, niente, le teneva dentro delle borse e a volte le metteva dove capitava. Vero è che alle volte le metteva anche nei borsoni sotto il letto? Sì, sì, è vero. Senta, lei ha mai visto un oggetto rettangolare con attaccato un pezzo di stoffa? Sì, sì. Che cos'era? Almeno così lui disse che era un raccoglitore di bossoli. Che tipo di stoffa era? Di jeans.
una stoffa jeans. E doveva raccogliere i bossoli esplosi con quale arma? Non ricordo se fosse una mitraglietta, qualcosa del genere, insomma. Adesso non ricordo bene di preciso. Sì, so che era un raccoglitore di bossoli, per un'arma che lui usava. Signora, che fine ha fatto sto raccoglitore? Non so, io lo vidi un periodo e poi non so che fine fece. Non lo so, perché io non... Roberto, le parlo mai di azioni compiute in danno di zingari? Nomadi? Sì. Che cosa le disse? Sì, che faceva queste cose per depistaggio, insomma. Per? Per depistaggio. Può essere più precisa? Se può, eh? Cioè, non so come spiegarmi. Non so. Sì. Se lei mi fa la domanda, forse che io parlò? Non mi so spiegare. Quando io... gliene parlò Roberto di queste cose? In quale periodo, in quale anno, se lo ricorda? Più o meno in quel periodo che successe queste assalti a quei campi nomadi. In quel periodo più o meno. Adesso io le date non posso ricordarmela. Senta, tra lei e Roberto c'era una certa confidenza. Scusa, ministero, almeno l'anno. Io l'anno non ricordo. Grosso modo, all'inizio, alla fine, rispetto all'88. Non ricordo. Rispetto alla vicenda del 4 gennaio 91. Comunque ricordo che quando queste cose avveniva... Ne avvenne più di una di queste cose? Uno o due, mi sembra. Mi sembra però... Santa Caterina, almeno quello che non ricordo, quello di Santa Caterina. Santa Caterina? Ricorda altre località? Adesso non ricordo, al momento non... Dobbiamo ricordare le altre località? Presidente, adesso cerchiamo il verbale, era una domanda che mi era venuta visto che avevamo affrontato il discorso del raccogli bossoli. Dicevo, signora, Roberto... Signora, quando è stanca sospendiamo, certo. Capito? Anche 10 minuti, non si può. No, no. Sicura? Alla fine saremo stanchi noi, dovremo sospendere. Lei ce lo consentirà. Senta, io dico la verità, prima finisco e meglio... Ho capito. Lo so, signora. Però abbiamo esigenza che tutto proceda con una estrema tranquillità, capito? Distensione, eccetera. Prego. Le dicevo, Roberto con lei... Sì. Aveva confidenza. Non più di tanto. Non più di tanto. Però purtroppo io le cose le vedevo, ero obbligata anche a chiedere, visto che mio marito... Gli ho sempre detto che le cose non volevo che succedesse proprio in casa nostra e lui... E insisteva, allora certe volte ero proprio obbligata alle cose a chiedergliele. Era obbligata? Ero obbligata anche a sapere che cosa succedeva o non succedeva. Ma Roberto, quando le diceva le cose che ci ha riferito oggi lei, sì, gliele diceva spontaneamente o perché lei chiedeva qualcosa a lui? Io molte volte chiedevo spiegazioni. Ecco, in relazione a che cosa chiedeva spiegazioni? Quando uno vede il proprio marito uscire con le armi, uno non chiede nessuna spiegazione, una moglie, almeno penso che qualunque moglie avrebbe chiesto spiegazione. Durante la vostra vita matrimoniale, Roberto, l'ha mai picchiata? Sì. Diverse volte? Ma forse prima, una volta abbastanza pesantemente. Prima del matrimonio? Sì. Dopo il matrimonio? Non più di tanto, non più di tanto. Non più di tanto, dobbiamo intendere che qualche volta l'ha picchiata? Sì. Signora, lei ha mai pensato? Oggi lei ci ha riferito tutta una serie di cose, praticamente dall'88 che lei, sì, se non ho capito male, sì, sapeva che Roberto, sì, ed altre persone commettevano dei reati. Sì. Quando è che si rese conto o che ipotizzò che la banda della Luna Bianca era composta da Roberto e dei suoi familiari? Adesso da quando uscì la Luna Bianca non ricordo, però da un po' quello che facevano, diciamo un po' da subito, da quando iniziarono queste, dagli uffici postali, un po' da queste cose, da subito diciamo, da quando iniziarono. La Luna Bianca adesso non ricordo quando uscì questi... Signora, io le chiederei di, sì, sospendere 10 minuti perché probabilmente... Siamo un po' stanchi tutti, anche lei è stanca. Se vuole aderire a questa... La difesa no.
noi sappiamo le sue risorse, avvocato Rabbioni. Noi no, Presidente. Se noi significa... alla difesa, Presidente, ah. Diciamo... D'accordo, Pugliosero, quanto tempo ancora per terminare? Allora, la questione è questa. Non abbiamo finito una domanda, al limite finiamo l'argomento e poi dopo prendiamo... Aspetti, quanto tempo secondo lei? Sì, allora, secondo, dopo. Mi sembra corretto. Dunque, la questione è questa, Presidente. Io non avrei molte altre domande, ad una condizione però, che poi mi venga consentito, dopo aver riesaminato certo. tutti i verbali, di poter rintervenire certo. anche su domande che non ho posto. Altrimenti, se la difesa non è d'accordo, dovrò scorrere, essendo molto delicato questo esame, non sfugge a nessuno, dovrò scorrere tutte le pagine per vedere se ho chiesto tutto quello allora che dovevo. Allora facciamo così, non c'è problema su questo. Lei, Pubblico Ministero, può completare allora questa domanda che ha posto? Sì, sì, certo. Incartiamo la risposta. Tranquillamente. E poi... Allora, signora, quando è che lei si rende conto che Roberto e gli altri facciano parte della banda della Uno Bianca? Io, pare come dico, un po' da subito, diciamo. Pare che abbia già risposto, non per interrompere. Sì. Pare che abbia già... Lei perciò allora, ha chiesto signora, al Pubblico Ministero di porre la domanda, però allora, sì. il 5 gennaio del 1995 sì. lei disse, dopo aver raccontato quello che vide sì. la sera del 4 gennaio, sì. disse, da quel giorno mi resi conto che i miei familiari erano quelli della banda della Uno Bianca. Sì, forse non solo da quel giorno, forse non ho detto diciamo un po' tutta la verità. Io un pochino da subito un pochino sapevo già, no un pochino, sapevo già da subito quello che stava succedendo cioè dall'88 nella mia famiglia insomma dall'88 sì. d'accordo sì. perché ha mai pensato di denunciarli? Sì, a mio marito dissi guardi che io vado alla polizia a denunciare, tu dice provaci. Lui disse provaci? Sì. Con ciò intendendo dire che? So cosa mi sarebbe successo. Cioè in che genere? Io ero molto spaventata, a parte che sapevo quello che fuori succedeva, avevo paura che poteva succedere anche a me. Cioè, sapere che il proprio marito fa certe cose fuori... Cioè, temeva che suo marito potesse... Potesse far del male anche a me. Ero molto spaventata. Lei si sentiva condizionata psicologicamente da Roberto sì. Savi? Sì. In che modo, signora? In che modo? Mio marito ha un carattere abbastanza... come si può dire, abbastanza forte, un carattere molto deciso, sa quello che vuole e io invece sono più debole, sono più... mi lascio un po' più sottomettere, diciamo. Lei ha mai assistito ad episodi, ha ascoltato conversazioni alle quali hanno partecipato, partecipavano Roberto e i suoi fratelli, conversazioni in cui Roberto manifestò questa sua forza di carattere? Sì, come dico, quando parlavano, di, non so, se lei mi riformula la domanda nel modo in cui... Cioè lei ha detto che si sentiva condizionata psicologicamente, allora sì. non gliela posso io porre... Io dico a me, agli altri non lo so, esatto, se gli altri... è questo esatto, che voglio perché dire perché se glielo io. Chiedessi sarebbe un giudizio, non glielo posso chiedere. Allora sono costretto a chiederle se ha mai assistito a situazioni, a discussioni, a conversazioni dalle quali lei capiva che Roberto condizionava psicologicamente anche Fabio ed Alberto. No, che condizionasse no. gli altri non mi sembra a me. Non le sembra. Questo voglio dire, però a me sì. Non le sembra, va bene. Roberto, ha mai espresso giudizi, opinioni sui nomadi, sugli extracomunitari? Non le avevano molti simpatia i nomadi. Non li avevano? Chi è che non li aveva molto in simpatia? Beh, questo anche Fabio. Fabio e Roberto. Eva Micula, lei l'ha conosciuta? Sì. Dove? L'ho conosciuta la prima volta, se non ricordo male, in casa mia. Me la portò in casa mia. Sempre a Bologna? Sì. Quando? Fabio. Sì, Fabio gliela portò in casa sua a Bologna. Quando? Mi sembra nel 93, se non ricordo male. La colpì qualcosa di particolare di questa ragazza? Una ragazza molto sveglia, quello molto sì. Molto sveglia. Parlava bene l'italiano? Abbastanza, sì, per il poco tempo che era in Italia, molto, molto bene. Signora Roberto, le parlò mai di aver portato un fucile? Le disse mai di aver portato un fucile in questura? Sì,
Mi disse che gli avevano chiesto, siccome sapevano che lui aveva un'arma così, volevano vedere, non so che cosa, mi disse che gliel'avevano chiesto di portargliela a vedere, avevano bisogno di vedere quel tipo di arma, gli avevano richiesto, lui sapeva che l'avevano, loro sapevano, quelli della questura, che lui possedeva un'arma così e volevano vederla, non so. Perché le raccontò questo, signora? Perché le raccontò questa cosa? Quando gliela raccontò, se lo ricorda? Qui non stiamo parlando di un reato, stiamo parlando di un comportamento lecito. Certo, adesso non lecito. non ricordo di preciso in che periodo. Mi sembra dopo i carabinieri, se non ricordo dopo. Male. Quindi, dopo i carabinieri intende dire... Al pilastro, se non ricordo male. Quindi fu Roberto che spontaneamente le disse di aver portato questo fucile in questura. Io adesso di preciso se fui io, anche perché vidi portare via quest'arma, non so se... Oh. Ecco, questo voglio far capire, non ricordo se fu lui o io a chiedere spiegazioni. Ma così. Era preoccupato, signora, per questa richiesta che gli era stata rivolta? O lo faceva spontaneamente, questa consegna? Lui così mi disse, almeno personalmente, che gli era stata chiesta di... portare lì quest'arma perché sapevano che lui possedeva quest'arma, era più come un qualcosa che volevano, no, controllare l'arma, così almeno. Era preoccupato almeno. Per questa questione, questa consegna? Ma almeno io non ho notato più di tanto, almeno, però. Dunque, io avrei finito. Allora, o sospendiamo 10 minuti, oppure... Riesaminando i verbali, mi riservo la facoltà di formulare qualche domanda anche ex novo, altrimenti chiedo una breve sospensione perché il test è delicato e non possiamo correre il rischio di aver dimenticato qualcosa. Sospendiamo, riprendiamo alle 17:05. Presidente, nel caso chiederemo che ci venisse accordata la stessa opportunità, nel caso... La stessa? Per le pari opportunità, d'accordo.